Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare, in particolare qui vediamo una panoramica dei quattro pianeti rocciosi che sono Mercurio, Venere, Terra con il suo satellite Luna e poi infine Marte. Marte è il quarto pianeta del Sistema Solare a partire dal Sole ed è il terzo per dimensioni. Viene dopo la Terra, che è il pianeta roccioso più massiccio del Sistema Solare interno, Venere, che ha una massa circa del 90% di quella terrestre, e poi Marte, che ha una massa che è circa un nono di quella terrestre, però le sue dimensioni sono circa la metà, questo perché è meno denso. Quali sono le caratteristiche tra i due pianeti, Terra e Marte? Le abbiamo già visto nella seconda lezione di questo corso, ma li rivediamo in questa lezione per poter avere un'idea migliore della differenza tra i due pianeti. Intanto, la superficie di Marte è poco meno di quella di tutte le terre emerse terrestri. 144,8 milioni di chilometri quadrati contro i 510,1 milioni di chilometri quadrati terrestri. Poi Marte ha un'inclinazione più o meno simile a quella terrestre, un po' più inclinata, questo rende le stagioni un po' più estreme. Marte ha un'inclinazione di 25,2 gradi circa contro i 23,5 di quelli terrestri. L'accelerazione di Marte è meno della metà di quella terrestre, 3,72 metri al secondo quadrato contro 9,81 metri al secondo quadrato terrestri. Poi abbiamo la temperatura media che è molto più freddo, non tanto perché è più lontano dal Sole, ma perché la sua tenue atmosfera non riesce a garantire un adeguato effetto serra come l'atmosfera terrestre. Quindi abbiamo una temperatura media di meno 63 gradi centigradi contro i 14 di quelli terrestri. Poi abbiamo l'eccentricità dell'orbita, ha un'orbita che è molto più eccentrica di quella terrestre. Questo va ad estremizzare quindi anche le stagioni e lo vedremo con i fenomeni di tempeste di sabbia globali, 0,0934 contro 0,017 terrestri, un periodo di rivoluzione che è circa il doppio di quello terrestre, 667 giorni contro i 365 giorni terrestri, e un diametro che è circa la metà di quello terrestre, 6.779 km contro i 12.746 km di quello terrestre. La massa, l'ho già detto, è circa un nono di quello terrestre, sono 6,39 per 10 alla 23 kg contro i 5,9 per 10 alla 24 kg. Abbiamo una durata del giorno che è più o meno simile, il suo giorno è di circa mezz'ora più lungo di quello terrestre, sono 24 ore e 37 minuti, e la distanza dal Sole è di 228 milioni di chilometri contro i 150 milioni di chilometri di quella che separa la Terra dal Sole. Infine, la densità è inferiore, sono 3,93 grammi al centimetro cubo di densità marziana contro i 5,5 grammi al cubo di quella terrestre. Quindi le differenze principali ci sono. La Terra ha un diametro di 12.746 km contro i 6.779 km di quelli marziani. Però la cosa interessante che possiamo dire di questo pianeta è che è molto studiato. Abbiamo delle missioni che partono almeno ogni 2 anni e non solo americane ed europee, ma anche asiatiche come cinesi, indiane e giapponesi che raggiungono il pianeta. Addirittura di recente c'è stata una sonda degli Emirati Arabi che ha raggiunto Marte, quindi è il pianeta più studiato dopo la Terra del Sistema Solare. Questo ci permette di avere in grande dettaglio una mappa della sua superficie, tanto che Google l'ha messa a disposizione di tutti quanti creando un Google Mars. Diamogli un'occhiata. Sicuramente tutti quanti avrete avuto modo di utilizzare Google Earth, che è questo fantastico programma di Google per poter esplorare la Terra in gran dettaglio. È praticamente un mappamondo virtuale. Però da pochi anni c'è questa funzione in cui, selezionando da questa icona qui in alto, possiamo trasformare Google Earth in Google Mars. Praticamente Google ha messo su coordinate geografiche tutta la mappatura di Marte in alta risoluzione. Ovviamente Marte è stato studiato ed viene ancora studiato da molte meno sonde di quelle che abitano intorno alla Terra, quindi le immagini sono di minor qualità e fattezza, però sono comunque ad alta risoluzione. E qui vediamo tutto il globo marziano ricostruito con immagini anche in gran dettaglio ed è possibile anche zoomare moltissimo fino in superficie. Cosa possiamo vedere di Marte? Ora, se non c'è un occhio esperto, Marte sembra essere un'altra luna con tanti crateri e desolati deserti, però in realtà,
ha anche tante formazioni che impareremo a conoscere in questa lezione. Intanto il Monte Olympus, che è il vulcano più grande del Sistema Solare, qui lo possiamo vedere anche di profilo, è la struttura vulcanica più grande, alta fino a 24 km dalla sua base e nonostante sia molto alto, la sua grande estensione rende i suoi fianchi debolmente inclinati, tanto che per apprezzare la sua altezza bisogna alzarsi moltissimo di quota, tanto da percepire la curvatura dell'orizzonte marziano dalla sua superficie. In cima al Monte Olympus, che è questo vulcano, lo vedremo anche a breve, c'è questa gigantesca caldera. Le caldere sono strutture vulcaniche di collasso che si formano quando la camera magmatica si svuota dopo un'eruzione vulcanica e il soffitto soprastante crolla, creando questa gigantesca depressione. Quindi, a differenza dei normali crateri eruttivi, le caldere sono strutture da collasso e non da esplosione. E ovviamente Google Maps è ricco di dati della NASA. Se noi clicchiamo su queste icone possiamo vedere i vari dettagli delle varie strutture. Qui ad esempio posso zoomare e vediamo che c'è una strisciata di fotografie ad alta risoluzione che possiamo vedere anche in gran dettaglio, con ovviamente la topografia del pianeta riprodotta come lo vediamo sul normale Google Earth. Poi il Monte Olympus fa parte di una regione vulcanica molto vasta che ospita anche altri complessi vulcanici, come questi tre vulcani. Tutti quanti sono vulcani dovuti a punti di hotspot, ovvero risalite di magma caldo che persiste sempre allo stesso punto. Possiamo notare, interessantissimo, una vasta colata di lava che si estende a nord del Monte Olympus. Tutta la regione che ospita questa zona vulcanica si chiama regione di Tarsis. Poi, una cosa interessante che possiamo vedere è che nell'emisfero nord ci sono molti meno crateri che nell'emisfero sud. Questo testimonia che l'emisfero nord è geologicamente più recente dell'emisfero sud e, da molte formazioni che vediamo, sembra che in passato abbia ospitato un oceano. Infatti l'emisfero nord sembra essere liscio e levigato con morfologie più dolci, proprio perché è di fatto il letto di un vasto oceano che occupava la gran parte dell'emisfero nord. Mentre nell'emisfero sud troviamo molti più crateri. Inoltre, la grande differenza che c'è tra l'emisfero nord e l'emisfero sud è che l'emisfero nord ha una quota media molto più bassa, che va dai 3 ai 5 km mediamente più bassa nell'emisfero nord rispetto all'emisfero sud. Quindi l'emisfero sud ha una quota media più alta rispetto a quello che vediamo nell'emisfero nord. Inoltre, nell'emisfero sud troviamo anche un enorme cratere. Si chiama Hellas Planita e si trova qui. Qui lo possiamo scorgere con i sobbordi e lo vediamo in gran dettaglio. Su Marte poi esiste un enorme Grand Canyon, ovvero una grande struttura, una grande valle che ha sicuramente una natura tettonica, ma che ha anche subito una erosione fluviale. È una grande struttura tettonica che è estesa quanto gli Stati Uniti, si sviluppa per oltre 4.000 km, nel punto più largo arriva a un'ampiezza di 200 km e nel suo punto più profondo raggiunge una profondità di circa 7 km. Sto parlando della Valle Marines. In molti punti ci sono le prove di erosione idrica, quindi questa valle ha subito anche un'erosione dovuta all'acqua, tant'è vero che nella sua zona terminale a nord, qui sto seguendo il suo percorso, troviamo tutte queste morfologie che sembrano essere il letto di antichi fiumi prosciugati. Qui vediamo benissimo come sono trascorsi, questi sono i canali. Sicuramente queste morfologie sono state modellate dall'acqua. Qui doveva esserci un fiume che alla fine sfociava nel grande oceano boreale. Qui vediamo tutti questi canali. Quindi, a differenza della Luna, Marte non presenta solamente crateri, ma anche i letti di antichi fiumi prosciugati. Vedremo che queste formazioni non sono dovute a scioglimenti temporanei di acqua, perché contengono anche minerali che si formano quando l'acqua è salata e l'acqua salata testimonia un'acqua perennemente liquida, perché deve avere il tempo di sciogliere le rocce per potersi salare.
Comunque vedremo in dettaglio queste formazioni idriche nella lezione a breve. Inoltre, un'altra caratteristica di Marte sono le calotte di ghiaccio. Marte è l'unico pianeta del Sistema Solare, oltre la Terra, ad avere delle calotte di ghiaccio. E queste calotte di ghiaccio non sono fatte solamente di ghiaccio di acqua, ma anche di ghiaccio di anidride carbonica, che è quello che chiamiamo sulla Terra ghiaccio secco. Troviamo sia una calotta nell'emisfero nord che una nell'emisfero sud. E queste calotte hanno una pulsazione stagionale, ovvero durante le stagioni estive e invernali cambiano le loro dimensioni, si estendono in inverno e si riducono in estate. La componente che cresce durante l'inverno è quella costituita da ghiaccio di anidride carbonica, perché dall'atmosfera l'anidride carbonica viene trasportata dai venti e cade sotto forma di abbinamento direttamente lungo le calotte di ghiaccio, che quindi aumentano, mentre durante il periodo estivo queste calotte evaporano, principalmente la componente di ghiaccio secco, anidride carbonica, ma anche di acqua, per poi essere trasportate dai venti verso latitudini più basse. Questo è solamente un estratto della lezione completa dedicata alla geologia marziana. Nella lezione completa spiegherò la grande differenza tra i due emisferi di Marte, quello a sud più alto e ricco di crateri e quello a nord con una quota più bassa e molto più povero in crateri. Poi vedremo le grandi pianure del pianeta, in particolare la grande depressione dell'emisfero nord, ma non solo, con tutte le sue antiche valli fluviali e le prove di antichi mari e antichi laghi. Vedremo le prove di una pseudotettonica marziana che spiega l'attuale conformazione della superficie del pianeta e parlerò anche del suo umido passato, un passato quando il pianeta Marte era ricco di acqua e aveva anche degli estesi oceani, un ambiente molto simile a quello che abbiamo oggi sulla Terra. Potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa dedicata alla geologia marziana, la numero 21 del mio corso di astronomia. La trovate sul mio canale YouTube e sulle pagine social Instagram e Facebook, Prof. Antonio Lo Iacono. Grazie.